Una sintesi della presentazione di Sara Bilenchi dell'interpellanza. Alcuni punti salienti. Ricostruzione storica delle attività produttive nel sito dell'inceneritore. Un piano di indagini finalizzato alla definizione ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. Elaborazione dei dati e dello stato di contaminazione. Eventuali interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Sotto il post troverete il documento integrale dell'interpellanza. Presentata dal gruppo consigliere di istruzione e progetto di indagine CIS relativamente alla Cina dei Sepolcri. Ulteriore richiesta di chiarimento. La parola a consigliere. Allora, contrariamente a quanto faccio di solito, non leggerò l'intera interpellanza perché è lunghissima. Procederò, il testo è molto lungo. Esso contiene infatti anche la citazione integrale delle interpellanze e delle interrogazioni che abbiamo già presentato a proposito del progetto di indagine affidato al CIS sulle ceneri nascoste, e quindi in definitiva ci vorrebbe troppo tempo per leggerlo, ma probabilmente ad una lettura veloce richiederebbe anche di non essere chiaro. Mi limito quindi ad una lettura della richiesta finale che era stata formulata nel modo che segue. In base a tutto quanto sopra espresso si richiede se CIS S.p.A. abbia presentato rispetto alla data limite indicata nella determina dello 01/10/2014 citata nella risposta dell'interrogazione la nuova versione del progetto. Nel caso in cui il progetto sia stato correttamente presentato nei termini, quali sono i tempi certi che la conferenza dei servizi si è data per la verifica ed eventuale approvazione dello stesso, su quale area si intende andare a sondare la presenza delle ceneri, se nella zona del vecchio inceneritore o anche nel terreno sul quale si erige la piattaforma Maciste e nella zona industriale a nord di via Guido Rossa, in cui è stata data testimonianza del tempo di presenza di ceneri. Se si sono provveduti nel redigere il progetto e quindi al fine di appurare l'effettiva estensione della presenza di ceneri nel suolo, a verificare i documenti annessi alle autorizzazioni geologiche ed edilizie relative all'ampliamento dell'impianto, con particolare riferimento alle condizioni e descrizioni dei terreni su cui ora sorgono le palazzine degli uffici, nonché Maciste. In realtà alcuni di questi punti hanno già avuto una risposta. Ho avuto modo di consultare i documenti pubblicati sull'albo pretorio, di cui ho una copia. In particolare il verbale della conferenza dei servizi che si è tenuta il 7 gennaio 2015. La nota numero 24 dello stesso 7 gennaio, emessa dalla ASL di Pistoia, a firma della dottoressa Lidia Merlo. E infine la determinazione numero 14 del 17 gennaio 2015 del servizio funzionale 4A firmata dal responsabile Antonelli Mario. Sulla base della documentazione che ho qui, signor Sindaco, messa online non più di tre o quattro giorni fa, se non erro, provo quindi a darmi alcune risposte da sola. Mi corregga se sbaglio naturalmente. Anche se poi avrò necessariamente bisogno di alcune sue delucidazioni. La risposta alla prima domanda, se CIS abbia presentato rispetto alla data limite indicata nella determina dello 01/10/2014 la nuova versione del progetto, è evidentemente sì, visto che esiste un verbale in cui si legge testualmente che l'anno 2015, giorno 7 del mese di gennaio, alle ore 10:30, presso il comune di Montale, si è riunita la conferenza dei servizi per l'esame del piano di caratterizzazione dell'area industriale di discarica ceneri e scorie nella parte circostante dell'impianto di incenerimento rifiuti in Montale, frazione stazione, di proprietà di CIS S.p.A. E quindi la risposta alla domanda è affermativa, naturalmente. Dopo la prima bocciatura della stessa conferenza dei servizi, il tempo che questa aveva concesso al CIS per presentarne uno più conforme e la richiesta di proroga chiesta dallo stesso CIS al tempo inizialmente concesso, il progetto è stato presentato. C'è una risposta anche alla seconda domanda,
che consisteva in questo: nel caso in cui il progetto sia stato presentato nei termini, quali sono i tempi certi per la conferenza di servizi, si è data per la verifica e l'eventuale approvazione dello stesso. I tempi direi che sono stati velocissimi. Il piano di caratterizzazione presentato dal CIS è stato approvato lo stesso 7 gennaio e poi ricepito dall'amministrazione comunale con determina citata del 17 gennaio. Qui però, signor Sindaco, avrei bisogno di delucidazioni, che poi sono anche relative alle richieste successive del caso dell'interpellanza, in cui si richiedeva su quale area si intendesse andare a sondare la presenza delle cimeli e se si fosse provveduto nel redigere il progetto a verificare i documenti annessi alle autorizzazioni geologiche ed edilizie relative all'ampliamento dell'impianto. Per la prima di queste domande, come ho già detto, ho bisogno di un suo chiarimento. Per la seconda che ho citato, invece, la risposta già esiste ed è evidentemente un bel no. Cerco di spiegarmi meglio. In definitiva, da quanto si evince dai precedenti documenti, dal verbale della conferenza del 7 gennaio e dalla nota allegata della ASL, CIS S.p.A. nel suo inedito ruolo di controllore e controllato ha presentato un primo progetto iniziale respinto in data 21 agosto. Perché, cito dai documenti, la conferenza esaminata, la documentazione tecnica, ritiene che gli interventi previsti non siano necessari per una corretta caratterizzazione del sito. Trascorso il termine concesso per l'integrazione, CIS S.p.A. ha chiesto un'ulteriore proroga concessa dall'amministrazione comunale. CIS ha poi presentato un altro progetto, stavolta approvato dalla conferenza dei servizi in data 7 gennaio, ma con delle prescrizioni che non sono da poco e che vi elenco. Uno, dovrà essere eseguito un ulteriore sondaggio nell'area posta al nord-ovest della palazzina uffici. Due, nell'area ove è presente il pozzo denominato Lago Pistoia e nell'area a sud-ovest dell'impianto, tra il fosso Agnaccio e il sondaggio denominato S4. Dovranno essere realizzati due ulteriori sondaggi. Quindi la conferenza dei servizi ha approvato il progetto rivisto, anche se con tutta evidenza anch'esso era carente dal punto di vista della previsione e della caratterizzazione del sito, tanto che sono state necessarie delle prescrizioni. Non è tutto. Con la nota citata, datata 30-12-2014, la ASL chiede, per poter emettere un giudizio, riferimenti catastali di tutta l'intera area, impianto di incenerimento e maciste, titolo di proprietà, dimensione delle particelle, quota SLM, sia antecedente il 1978 che attuale, in quanto quelli attualmente forniti risultano parziali ed imprecisi. Studi geologici effettuati a supporto degli interventi strutturali o impiantistici di sistemazione dell'intera area, impianto, incenerimento e maciste, inclusi quelli citati nel progetto di sistemazione della discarica e quelli eventualmente associati alla realizzazione dei pozzi. Serie storica delle analisi dell'acqua dell'Agnaccio, serie storica delle analisi dei terreni, data della cessazione definitiva della discarica, dichiarazione del personale del CIS, documentazione di conferimento delle scorie e delle ceneri. Se sono intervenute modifiche nella natura e qualità dei rifiuti trattati e conferiti nella discarica in oggetto rispetto a quella del documento tecnico dell'SMP della ASL numero 8. Quindi, nonostante la ASL, per poter esprimere un parere corretto sul progetto presentato, abbia fatto richiesta esplicita in data 30 dicembre i documenti giudicati fondamentali, la conferenza dei servizi in data 7 gennaio e quindi 5 giorni dopo, naturalmente festivi esclusi, si è affrettata ad approvare il progetto. Mi chiedo su che base e leggo ancora dal verbale della conferenza. I componenti della conferenza prendano atto della nota a firma della dottoressa Lidia Merlo allegata al presente verbale, con la quale viene rilevata la necessità di acquisire ulteriore documentazione tecnica
per un migliore quadro conoscitivo dell'intero sito. I conferenti prendano atto di quanto relazionato da ASL e, pur condividendo all'unanimità la richiesta di attivazione di detta documentazione integrativa, rilevano che la stessa, in quanto non interferisce nel piano di indagini, possa essere presentata alla società CIS-SPA in un tempo massimo. Se la comunate, ma dovevo far presente che per intervenire per 5 minuti e sono già 10, io non riesco a parlare perché insomma possono tante, però. È un'interpellanza questa, no? Quindi sarebbe questi 5 minuti, se sintetizza velocemente, può concludere, grazie. Allora, per riassumere, il primo progetto era stato respinto al mittente perché la caratterizzazione del sito non era stata ritenuta sufficiente. Nonostante il tempo concesso per le modifiche, il CIS aveva chiesto un'ulteriore proroga per redigere il progetto ed è stata accordata da questa amministrazione. Il progetto è stato ripresentato, ma sono state ritenute necessarie delle prescrizioni e la cosa, visto il tempo trascorso, è già grave. Ma non è tutto, si sospende praticamente il giudizio dell'ASL che ha bisogno di documenti fondamentali per emetterlo, mentre nel frattempo si approva il nuovo progetto sulla base del fatto che questo potrà essere eventualmente modificato in futuro. Quel che vorremmo sapere in definitiva a questo punto è che succede se sulla base della documentazione acquisita l'ASL metterà parere assolutamente negativo su buona parte del progetto, che succede se CIS SPA non rispetta il termine di 30 giorni concessi per trasmettere la documentazione e ne consegna magari 3 mesi dopo, e infine, preso atto di tutto quanto premesso, che intendeva lei, signor Sindaco, quando rispondeva a una nostra interpellanza in merito alle motivazioni della concessione al CIS dicendo che è meglio prendersi tempo e fare le cose per bene. Infine, non ho trovato naturalmente risposta alla documentazione, come giusto che sia, all'ultima domanda di interpellanza che rivolgo nuovamente a lei, per quale mi aspetto da lei una delucidazione trasparente e chiara. I tecnici professionisti incaricati di redigere il progetto fanno parte del personale di CIS SPA o si tratta di esterni? In quest'ultimo caso si chiede di fornire al Consiglio Comunale la quantificazione dell'impegno di spesa da parte della società partecipata. Grazie. La risposta. Replica il sindaco Betti. Recupero il testo a molte domande, si è risposta da sola. È difficile rispondere a dei se. Mi resta difficile rispondere. È chiaro che i tempi sono stati rispettati. I costi totali dell'indagine ammontano a 67.000 euro. Il perimetro dell'indagine è all'interno della società CIS. Recupero il tempo nella risposta perché molte delle domande si è risposta da solo la capogruppo di Sinistra Unita, per cui l'interpellanza poi di fatto si basa su se. Ora, per me è difficile rispondere a dei se, perché io risponderò quando gli atti saranno completi. Alla conferenza di servizi era presente anche l'ASL con la dottoressa Mello, che è stato votato all'unanimità il piano di caratterizzazione con le prescrizioni, tra l'altro con la visione piena a queste prescrizioni c'è scritto sul verbale della conferenza di servizi anche del CIS che deve redigere il tutto. Per cui mi resta difficile davvero rispondere a delle supposizioni, perché fino a che non si ripiegheranno i fatti per me è difficile su cosa baserei la mia risposta. Non so quali saranno poi di fatto le risultanze. È chiaro che i tempi sono stati rispettati, l'ha detto anche lei, tutte le domande fatte. Rimane soltanto l'ultima, quello che riguarda i tecnici, i professionisti, e a questo riguardo le posso dire che sono professionisti esterni alla società, sono 3, l'ingegnere Antonio Matucci, il geologo Giorgio Matassi e il chimico Gianluca Seravalli. E gli posso dare anche il preventivo di spesa,
che per questa consulenza ammonta a 15.000 euro IVA, con un preventivo totale dei costi stimati per questa indagine che ad ora ammonta a 67.000 euro IVA. Vedo che le risposte poi di fatto erano un'interpellanza che poi ha trovato riscontro due giorni dopo rispetto alla data di presentazione, perché lei l'ha presentata al 5, la conferenza dei servizi c'è stato il 7, il 17 è stata fatta la defender dal funzionario. E ora sono 60 giorni di tempo per il CIS per produrre i risultati dell'analisi di rischio. E in questo tempo l'ASL ha concordato in 30 giorni, insieme a tutta la novità della conferenza dei servizi, il termine del quale CIS dovrà produrre altri documenti che lei giustamente ha ricordato dalla lettera protocollata della richiesta dell'ASL. Per cui credo di aver risposto, ma molto si è risposto da solo. Per quanto riguarda il perimetro di caratterizzazione, è tutto interno ad un punto che lei nell'interpellanza che ha chiesto, è interno alla proprietà CIS e non a nord della strada di via Vidorossa, di via Tubaci, per cui è tutto interno, il perimetro di caratterizzazione è interno e copre tutta l'area con le prescrizioni nuove che ci sono. Allora, la parola al nome del consigliere Vilenti per iscrivere il commento per la soddisfazione in base alle risposte del sindaco. Soddisfatto? Allora, passiamo ora al punto 6. Interpellanza presentata dal